Quando non c'è energia non c'è colore, non c'è forma, non c'è vita. Così Caravaggio oltre 500 anni fa parlava di colore, definendo la materia fondamentale di cui si nutre l'artista. Il colore è luce, sensazioni, energia, forma, emozioni, vita. Un racconto coinvolgente di luce e percezione. Definire un colore è riferirsi alla sensazione visiva che si ha quando si osserva un determinato oggetto alla luce naturale, ma è anche associare forme, sensazioni, emozioni. Il colore della natura, un colore vivido, acceso, spesso ricordato, impresso nella mente e successivamente trasposto sulla tela, attraverso sapienti pennellate che mescolano la tradizione antica dell'acquerello e il colore a olio. Joseph Mallord William Turner modella il colore con incredibili velature, tonalità intime, vibranti, composizioni che diventano sempre più visionarie, forme che sembrano svanire e colori che accentuano sempre di più il loro significato emotivo. Paesaggi emotivi, colori per esprimere la meraviglia della luce, che definiscono gli spazi e le architetture, riferimento imprescindibile per gli artisti successivi. Percezione visiva, onde luminose che agiscono sulle menti. Questo è il colore per James Tyrrell. Un inventore di spazi fatti di colore che perdono i confini e fanno perdere i punti di riferimento. Sculture di luce che delineano forme percepite negli occhi di chi guarda e giochi di colori intensi e stranianti che fanno immergere nel colore potente, assoluto. Come in Sensing Thought, dove la luce è colore, è l'essenza dell'opera d'arte che consente di perdersi e ritrovarsi direttamente in contatto con una dimensione spirituale. Colore, un racconto di luce e percezione. Thank you.